Benvenuti, Michele incontra Stefano Cigarini, lei è il nostro padrone di casa, l'amministratore delegato di Cinecittà World. Ci vuole presentare questo parco? Intanto buongiorno Michele, grazie dell'invito, siamo in una casa comune, vostra per il programma, nostra per il parco, siamo a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Cinecittà World è il parco fondato da Cinecittà, che peraltro quest'anno festeggia i suoi primi 80 anni di storia, una delle aziende più, come dire, gloriose e pregne di storia in Italia. Come no. E, il parco in realtà è un'intuizione di una decina di anni fa, peraltro a me era capitato già di lavorare per il gruppo Cinecittà, per cui tanta gente quando dici lavoro a Cinecittà ti chiede ma si può visitare il set, ma quel film lì, ma la casa del ma eccetera così. Al decimo amico che tenta di corromperti ti viene il dubbio di forse è il caso di, come dire, provare a inventare qualcosa, aprirla al pubblico. Ovviamente gli studi di Via Tuscolana non si possono aprire al pubblico in maniera, come dire, aperta, estesa, perché un po' per la produzione, un po' perché ricorderà quando diciamo dalle immagini di repertorio, quando furono fatte, Cinecittà era un bellissimo complesso in mezzo alla campagna in cui si doveva prendere il tram per arrivare, 9 chilometri di campagna, le immagini fino ancora agli anni 60-70 raccontano proprio di Viaggi della Speranza. Oggi è un pezzo di Roma ed è sarebbe difficile immaginare una grande folla di turisti visitarla. E così viene fondato Cinecittà World. Apre nel 2014 con un impegno e un progetto molto ambizioso, 30 ettari costruiti che sono quelli che ci circondano, 150 ettari complessivi di backlot, bosco, ruscelli, perché ovviamente quando si girano i film, soprattutto quelli d'epoca, bisogna avere paesaggi incontaminati, alcuni grandi set esistenti per i film, altri che vengono ricostruiti per il parco. Un luogo in cui chiunque può venire, divertirsi con la famiglia, gli amici e in qualche modo toccare con mano il mondo del cinema e della televisione. E come vanno le cose? Quanto a riscontri, investimenti, lavoro per gli addetti? Allora, questo noi lo consideriamo l'anno zero di Cinecittà World, peraltro anch'io sono, come dire, novello, vergine per questo parco, mi sono unito alla compagine di Cinecittà qualche mese, un po' di mesi fa. È un anno in cui iniziamo ad avere un riscontro importante, giusto un dato, oggi facciamo circa 2,2 volte i visitatori del 2016, quindi abbiamo più che raddoppiato i visitatori in un periodo di apertura che va circa da marzo fino a gennaio. La cosa interessante è che il pubblico inizia a cogliere il progetto. Il progetto è quello che gli americani chiamerebbero Experience Park. Cioè io non vado in un posto semplicemente per fare le giostre, le montagne russe, il trenino, cose che peraltro poi ci sono anche qui intorno a noi. Che è anche divertente fare. Che sono anche assolutamente divertenti. Ma in questo caso vado a Cinecittà World perché vivo delle esperienze legate al mondo del cinema e della TV. Entro fisicamente nel film, tocco con mano un programma televisivo, come dire, vedo come è stato fatto un cartone animato, cammino tra le statue dei film principali di Cinecittà negli anni, corro sulle bighe a Ben-Hur, sul set originale di Ben-Hur, e tante esperienze di questo genere uniche in Italia che lo rendono un parco in cui vivo esperienze più che fare attrazioni. Ecco, ma questa forma di intrattenimento è importante anche in una città come Roma, che ha, diciamo, una tradizione di storia, di passato, di fasti, di cultura che, diciamo, la rendono attraente e amata agli occhi di tutto il mondo. Questo forse è il nuovo turismo di cui ha bisogno anche una città come Roma? Ora, se il ministro dei beni culturali vede questa trasmissione mi lancia subito una diffida. Però che sta per dire? Io penso questo, penso che Roma, come altre città che hanno, come dire, delle importanze storiche, abbia un limite, che è un po' il limite di tutti i siti culturali storici, cioè o c'è un immaginario forte e potente dietro, o se no sono sassi. In fondo, se ci pensiamo, ragioniamo come se noi fossimo un marziano che è appena, come dire, calato sulla Terra. Se un marziano venisse calato sui fori imperiali, vedrebbe un mucchio di sassi un po' scorticati, qualcuno cadente, un paio di colonne che sono rimaste su, niente di particolarmente eccitante. Cos'è che rende eccitante questa cosa? Rende eccitante quel passaggio di collegamento mentale che noi facciamo tra questi sassi e la grande gloria che fu. Questi sono testimonianza, come dire, di una
impero, di un modo di vivere, di un popolo che ha cambiato in qualche modo la storia del mondo. Il problema è che i nuovi turismi vivono senza queste sovrastrutture. Il pakistano, il bengalese, il cinese, il giapponese, dei sette re di Roma o della storia, ne sanno poco. E francamente, aggiungo, gliene interessa anche poco, perché il mondo non è Roma-centrico, Parigi-centrico, New York-centrico, ormai il mondo è poli-centrico. Allora, perché ci sia turismo vero, reale, contemporaneo, bisogna costruire delle esperienze. Ecco. Non è un caso che oggi si vendono molto più delle vacanze a tema piuttosto che delle destinazioni. Io non vado a Ibiza perché c'è un buon mare, io vado a vivere la movida che era di Riccione, che oggi è Ibiza. Vado, come dire, in Sardegna, l'ultimo grande prodotto turistico italiano è la Costa Smeralda. Vado in Sardegna a vivere il glamour della Costa Smeralda, vado a fare il Grand Canyon nei parchi americani per vivere la libertà e il Far West. Ecco, in questo i parchi divertimenti, i parchi tematici hanno anticipato una tendenza che poi è diventata tipica dell'all in one stop. Disneyland è l'esempio migliore al mondo. Disney è una destinazione per cui io vado a fare una vacanza che è Disney, in cui faccio i parchi, i resort, le piscine della Disney, vivo questa vacanza. Concentrato. Concentrato. In Italia questo concetto sta iniziando ad arrivare, sicuramente Gardaland è un buon esempio. Gardaland, che è un parco che tutti conosciamo, un parco divertimento che tutti conosciamo, negli ultimi anni non ha speso tanti soldi per mettere nuove attrazioni, ha speso tanti soldi per fare il resort, ha costruito alberghi, ne sta costruendo un secondo. Cioè sta creando una destinazione in cui io passo delle vacanze. C'è un bellissimo esempio in Francia che invito tutti a visitare, che si chiama Puy de Fou, che è un parco in mezzo al nulla, a un'ora da Nantes, in un posto che è dimenticato da Dio, con dei grandi spettacoli serali, che oggi è diventato un luogo di culto in Francia, in cui la gente va, fa serate, poi si ferma a dormire e scopre un territorio altrimenti insospettato. Questa è esattamente l'idea di Cinecittà World, cioè l'idea di fare un parco che ha un grande vantaggio, che pesca da 80 anni di storia di Cinecittà, in cui uno venga a ritrovare parte della sua storia, ma tradotta poi in attrazioni live. Live è con questa esperienza che uno fa. Abbiamo detto raddoppio degli ingressi rispetto all'anno precedente, quindi allora è vero che lei è il Remida dei parchi, perché si legge così. Aveva avuto lo stesso successo con Zoo Marine, Rainbow Magic Land, pure uno dei parchi a tema, mi pare, della Ferrari a Maranello. Allora, io ho avuto la fortuna, diciamo, negli ultimi anni di lavorare in Ferrari e di avere prima, per un periodo, un anno e mezzo, e poi per il restante tempo, due capi che sono nel loro genere completamente diversi, due grandi leader, in qualche modo, industriali italiani. Uno è Luca Cordero di Montezemolo e l'altro è Sergio Marchionne, no? Ed erano i miei capi diretti, quelli a cui riportavo. Due stili, proprio il giorno e la notte, però tutte e due poi di grande successo, perché Ferrari è un'azienda, come dire, di risultati importanti, economici, commerciali. Ultimamente sono tornati anche quelli sportivi che mancavano, devo dire, da qualche annetto. E entrambi hanno dato delle sferzate all'azienda. Montezemolo negli anni 80 prese un'azienda che aveva le sue difficoltà e la portò ad essere un esempio mondiale. Marchionne ha una storia professionale che parla da sola, insomma, è stato capace di mettere insieme il quinto o sesto gruppo automobilistico mondiale. Di persona, sono delle persone, adesso uso questo termine brutale, normali, sveglie, intelligenti, acute, però normali. Ma in qualche modo il fatto che loro abbiano anche una storia di successi aiuta anche a coagulare il gruppo di lavoro. Allora, io sono uno che semplicemente si sveglia presto la mattina e fa tardi alla sera a lavorare, punto. Che, come dire, lo fa senza risparmiarsi, spendendoci, dandoci l'anima, credendo nei progetti in cui lavora, anche se poi mi capita ogni tanto di cambiarli, perché magari hanno delle opportunità professionali. Ma noto che quello che succede, e nei parchi questa cosa è evidente, che il fatto di avere in qualche modo una persona che ha un po' di storico, come dire, riallinea tutto il team. Cioè, in realtà non è che io sono bravo, è che loro sono più bravi quest'anno degli anni scorsi, perché in qualche modo hanno visto un po' di punto d'arrivo, di visione, di luce, di speranza, eccetera, eccetera, rispetto magari a anni più complicati. Lei è anche modesto. Come si diventa Cigarini? Cioè, da dove è cominciato? Lei è di Modena, giusto? Io no, sono in realtà nato a Milano. Ah. Poi ho vissuto sul Lago Maggiore, sono andato a studiare negli Stati Uniti dalla terza superiore, sono rientrato in Italia, mi sono laureato al DAMS, che ai tempi era una facoltà strana per capelloni e artisti strani così, hippie. Ci ho messo qualche anno a dire a mia mamma che cosa sarei andato a studiare e che cosa avrei fatto dopo, che non le era chiarissimo. La sua profezia è che sarei stato a suonare la chitarra col piattino sotto la metropolitana.
E poi ho lavorato da subito nel mondo dell'entertainment, peraltro con uno sponsor e una, come dire, un primo datore di lavoro di cui conservo ancora il primo contratto, che era Lucio Dalla. Ah, però. Che è stato il mio primo datore di lavoro a 22 anni. In che senso Lucio Dalla è stato il suo primo datore di lavoro? Adesso, se la racconto sembra inventata, in realtà i fatti sono quelli e ci sono, come dire, anche testimoni. Io facevo la tesi di laurea al DAMS. Facevo una tesi sulla discografia, sul marketing discografico, su come si vendono i dischi. E intervistavo, andavo in giro a intervistare i discografici vari. E siccome stavo a Bologna, all'università, il mio sogno era intervistare Dalla, che era il grande artista, ma anche il discografico, scopritore di talenti, così. Un giorno lui passa per il centro, Piazza Maggiore, ci sono dei portici sotto il Palazzo di Renzo, e lo vedo che sta chiacchierando con due signori che dalla gestualità sembrano molto importuni, quelli che ti mettono un po' le mani addosso. Ah, sì, lo sì. Vedevo in evidente imbarazzo. Io ero lì con una mia collega di università, lo vedo e lei mi dà il gomito e mi dice vai a parlarci. Dico ma dai, ma sta con della gente, vai. Al che uno a 22 anni c'ha anche un po' di faccia, insomma, tosta. Tiro dritto, lo prendo sotto braccio e gli dico una cosa tipo Lucio, ti stanno aspettando in studio, ora che ti cerchiamo, e lo porto via da questi due tizi. Caspita! Facciamo 5-6 metri, dopodiché io mi stacco, ritorno riverente, e lui mi fa, ti devo un favore. Io pensavo si sarebbe incavolato, perché dice, qui è un terzo sconosciuto che viene a rompermi le scatole. No, ti devo un favore. Si capiva che si voleva liberare da quei due tizi inopportuni. Certo. Quindi aveva intuito perfettamente come stava. Al che io gli dico, io un'idea su come ricambiarlo ce l'avrei, mi fa, dimmi, lui mi dava del tuyo ovviamente del lei, guarda, io sono uno studente universitario, sto facendo la tesi, la vorrei intervistare. Quando lei ha 20 minuti di tempo, quando vuole, da qui ai prossimi 6 mesi, così. E lui, con una delle sue risposte fulminanti, a cui mi sarei poi abituato dopo, mi dice... Io ho 20 minuti adesso, poi non potrei non averli per i prossimi 20 anni. Caspita! Come ti telefono tra 20 anni. Esatto, così. Premetto che io non ero un fan di Lucio Dalla e conoscevo poche canzoni, vabbè. Però, insomma, ero Lucio Dalla. E che io dico, ma io non sono pronto, non so. E nel frattempo lui però continua a camminare. Guardo la mia amica, guardo lui, dico, vabbè, mi butto, vado. E tento di intervistarlo. Di fargli tutte le domande che in quel momento riesco a raccogliere, insomma, non ero ordinatissimo, ma ci provo. Solo che l'uomo era di una curiosità assoluta e quindi mentre io gli tento di fare una domanda lui me ne fa 200. E chi sei, da dove vieni, chi ti piace, a me piaceva Eros Ramazzotti. È stato Dalla a intervistare Cigarini. Insomma, fatto sta che noi arriviamo fino a un posto dove lui doveva andare, davanti a una porta, e io non ero riuscito a chiedergli niente. Ed ero mogio, perché ho detto mi sono giocato l'occasione della vita, cioè questo quando mi ricapita così. E lui mi fa, vuoi entrare? Dico... se posso sì, ed era il suo studio di registrazione. Insomma, fatto sta che è una roba che doveva durare 20 minuti, alla fine tutta la giornata lo seguo nelle sue attività lavorative e nel frattempo parliamo, io tento di far domande, non ci riesco, lui le fa a me, eccetera, così. Alla sera, dopo la cena con alcuni colleghi della sua casa discografica, mi fa riaccompagnare a casa dal suo autista, mi scrive il suo nome su un fogliettino con il numero di telefono e mi dice chiamami, noi lavoreremo insieme. Io lo prendo, metto via, vado a casa e penso, vabbè, fine. Tengo ancora quel fogliettino, Certo, bel cimelio. Esatto, ai tempi avevo una stanza da una signora anziana, così, un po' sorda, a Bologna, mentre facevo l'università, e due settimane dopo mi squilla il telefono, non c'erano i cellulari allora, mi squilla il telefono di casa, lo prende la signora, e tutta agitata mi dice c'è un signore che si chiama Lucio Dalla come il cantante. Dico perbacco, prendo sul telefono e la frase che mi ricordo, devo dire alcune frasi mi sono rimaste impresse, non ti avevo dato il mio numero, scusate se dirò una parolaccia in TV, non ti avevo dato il mio numero per pulirti il culo ma per chiamarmi, mi scusi signor Dalla, sa la tesi, così, vabbè. Presentati domani alle 2 in questo posto, mettiti una cravatta se ce l'hai, vestiti bene e che ti dobbiamo fare un colloquio. Quindi vado in questo posto qui dove per 2 ore mi triturano una serie di signori che non so chi essere, scopro dopo essere il consiglio di amministrazione della BMG, la casa discografica. Finito il colloquio mi dicono va bene Cigarini, lei da domani può cominciare. Fantastico. E questo è stato il mio inizio in discografia. Lei farà lo stesso qua con i giovani quando arrivano qui? Non così cattivo. Lei ha lavorato con i più grandi, anche quando era in America, anche per gli Studios, Universal Studios? Sì, poi dopo a quel punto ho lavorato per Dalla e quindi per la Pressing, la BMG Ricordi, storica casa discografica, fino a fare il direttore marketing. Poi mi hanno chiamato da Universal Studios. Devo dire è stato un passaggio difficile perché
lei capirà, Michele, quando ci sono quei lavori che sono un po' poco ortodossi, no? La discografia è uno di questi, si creano anche, come dire, dei clan di lavoro. Io con questa gente con cui lavoravo ci andavo in vacanza, ci andavo a cena, eccetera, eccetera. Quando mi chiamarono all'Universal, decidi di accettare, fu vissuto come tradimento. Però sì, ci ho lavorato fino a più o meno agli inizi, fine anni 90, inizi anni 2000. Fantastico. Ma a un certo punto è vero che lei ha creato anche un sito di dating, di incontri? È vera sta cosa o è una diceria? No, ahimè, lo ammetto, è vero. Allora, è una roba che si chiamava Due di Picche. E la cosa, io nel frattempo avevo 30 anni, era venuta fuori una ricerca su Panorama, ma insomma non c'era bisogno delle ricerche, che diceva che i ragazzi andavano in discoteca per rimorchiare, fatta breve, andavano in discoteca per rimorchiare, però nella maggior parte dei casi non ci riuscivano. E allora ci inventiamo, mi invento e faccio un gruppo di lavoro, questo gioco in cui sostanzialmente tu fai un test, i test vengono letti da uno scanner, elaborati a computer, e dentro nel locale trovano la tua ragazza ideale. Fantastico. In base alla percentuale di affinità. Dopodiché tutti avevano un numerino e potevano andarsi a cercare la propria ragazza ideale in base ai risultati che gli venivano dati dal computer o dal vivo. Cioè andavo fisicamente a cercarmi la numero 523, che magari aveva Michele il numero 612 come ragazzo ideale, oppure via cellulare con un SMS, oppure dal giorno dopo sul sito. Questa cosa che mi sembrava divertente, ma insomma un po' una stupidata, no? La presero serissima, e da 1 a 2, 50 discoteche, insomma alla fine siamo arrivati a fare oltre 2000 serate in discoteca. Cazzo. E un sito che ai tempi aveva 400.000 iscritti. Ora stiamo parlando di fine anni 90, in cui tutta la popolazione di internet era 8-10 milioni di persone, oggi la popolazione di internet è 35-40 milioni, quindi insomma, un sito di grande... che poi ho società e sito che ho venduto a Fininvest e dopo loro l'hanno sviluppata in radio e in altri formati. È vero che Remida è famoso anche per il suo sorriso, che sfodera anche qui, ma non basta quello, vero? No, bisogna farsi il mazzo, altro che sorriso. Quali sono le sue caratteristiche di manager, di dirigente? Bah, questo devono dirlo gli altri. Io credo che due cose siano importanti, fame e entusiasmo. Fame perché ogni partita ricomincia 0-0. Cioè, è vero, io ho avuto un paio di casi che sono considerati casi di successo in parchi tipo Zoomarine, Rainbow Magicland, in Ferrari. Però dopodiché, quando cominci con una nuova azienda, non è che se sei stato bravo prima, no? La Juventus ha fatto un grandissimo campionato, una grandissima Coppa dei Campioni, dopodiché ne ha prese 4. Si ricomincia 0-0, ahimè. E come si fa allora? Avendo fame, cioè in qualche modo essendo realmente appassionati a quello che fai, no? A me quando mi hanno chiamato a Cinecittà Uri mi divertiva l'idea di un posto in cui potevi fare nel parco girare i film, girare i programmi televisivi, no? Fare incontrare il pubblico. In fondo lei è un esempio, non capita tutti i giorni di, come dire, camminare per strada e trovarsi Michele Cucuzza, un set televisivo, e anche capire delle banalità, come fa questo a parlare, dove si amplifica, da dove lo riprendono, come fa lui a sapere dove passa il tempo, c'è un assistente di studio che lì, qui in questa via dove noi stiamo parlando hanno girato per esempio Natale a Londra, Cinepanettone di De Laurentiis, che in cui c'era l'ufficio casting qui sulla via, e le persone potevano entrare e partecipare al film. Io ho avuto gente che mi ha scritto, grazie, fantastico, poi facevano quello che andava in giro con i pacchi della spesa nella Londra di Natale, non è che facevano la parte di De Niro in Taxi Driver, insomma, però... Allora, questa cosa mi piaceva, mi divertiva, e soprattutto mi piacciono le situazioni in cui c'è, come dire, un po' tabula rasa e puoi costruire. E in un parco come Cinecittà World, all'inizio, con anche le sue difficoltà iniziali, eccetera, così, l'idea di poter costruire è molto più bella. Diverso che andare magari in un posto fatto... Prima ho citato Gardaland. Non andrei a fare il presidente o l'amministratore delegato a Gardaland. Perché è già tutto fatto, perché è lì, è finito, è 40 anni che c'è, è bello, non, è difficile fare la differenza. Mi piace l'idea di poter fare la differenza. Dicevamo parco del cinema e della televisione, allora lei ha il polso della situazione. Come va il cinema italiano? Domanda da mille punti. Allora, prima diciamo, come dire, due o tre fatti e poi facciamo i commenti. I fatti sono che oggi, 2017, si producono molte più ore televisive che mai nella storia, perché c'è stata una proliferazione infinita dei canali, dei mezzi di comunicazione, per cui oggi si produce molto più contenuto. Ma, a differenza di prima, si produce con dei costi e dei budget molto più bassi come costo orario.
come dire, in questo bilanciamento c'è poi tutto il DNA del settore audiovisivo. La bravura a produrre grandi contenuti con costi grandi contenuti a costi contenuti. Il cinema nel suo complesso va bene, la quota di cinema italiano è in calo, ci sono un paio di fenomeni che ogni tanto danno degli strappi in su. Checco Zalone, che da solo è capace che fa magari il 5% della quota di mercato dei film italiani. Sono stati pubblicati di recente i dati, è scesa sotto il 20% la quota di film italiani. Credo che il bisogno di raccontare non finirà mai. Esattamente come non finisce mai il bisogno di ascoltare musica. Dopodiché io arrivo dalla discografia e ho avuto la fortuna di uscire qualche anno prima della grande crisi, la discografia è semplicemente svampata, non esiste più. Nel senso del quell'industria che prendeva e metteva su dei supporti fisici la musica. Certo. La musica non è mai stata così viva come adesso. Vabbè. Arriviamo dal più grande concerto, il più grande sbigliettamento della storia di Vasco Rossi, che credo sarebbe stato impensabile 10-20 anni fa. Davvero. Ma contemporaneamente, lo diceva lei un attimo fa, la televisione forse comincia a sostituire il cinema, per esempio le serie americane fatte con una cura estrema, premi Oscar, sceneggiatori, cioè, e anche serie italiane che stanno diventando sempre più competitive. E io questa cosa la trovo bellissima. Intanto non è un caso che questo sia Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Televisione. Poi nella mia prima vita a Cinecittà, io ho fatto per 8 anni l'amministratore delegato alla holding, a Cinecittà Entertainment, quindi agli studi di Via Tuscolana, e noi introducemmo pesantemente la televisione e, apriti cielo, una parte del mondo del cinema si rivoltò perché disse: non è possibile che possano convivere Fellini e Maria De Filippi, Bonolis e i grandi Rossellini. Invece sì, perché il pubblico premia le cose belle che funzionano, che lo divertono, che lo emozionano, che lo appassionano. Non ha steccati il pubblico. Il pubblico non è che dice: questo è un film e quindi lo decodifico così, questa è una fiction. Dimostrazione che grandi attori americani oggi fanno fiction di livello, con budget importanti, con storie che reggono il confronto se non meglio dei film, dimostrazione che il migliore film in sala non fa quanto una media serata televisiva in televisione, e che le compenetrazioni sono sempre più ampie. Dimostrazione che oggi tutta una serie di personaggi che in qualche modo sono nell'agenda multimediale non nascono né da cinema né da televisione, nascono dal web o da altri sistemi. Però forse è per questo allora che poi al cinema, soprattutto quello internazionale, americano, troviamo i supereroi e poco più. Beh, allora, intanto si è abbassata una barriera importante, che è la barriera di pubblicazione. C'è uno studio molto bello di Boston Consulting Group, una società di consulenza, che ha seguito 20 anni di storia del cinema e dice: non è che nel cinema escono i film migliori qualitativamente in assoluto. Cioè, prendo 100 film, chiedo a 100 esperti o a 100 giurati di votarli e viene fuori una classifica. Dopodiché, questi 100 film sono quelli che sono usciti nelle sale? No, non sempre, perché in realtà i film che escono nelle sale sono dei film che hanno una capacità di fare almeno 1.500-2.000 biglietti in un periodo corto di 2 settimane, che è una caratteristica. Esattamente come dire: io e lei facciamo una corsa, io vinco nei primi 100 metri, ma lei a 1 chilometro mi supera che ha più resistenza. Però questa è una gara di 100 metri, quindi il cinema è una gara di 100 metri, cioè bisogno di riempire una sala, che è un luogo fisico, con determinato numero di seggioline per un periodo compresso, perché poi devo sostituire i titoli, ok? Se faccio l'esempio con la musica, Lucio Dalla mi raccontava spesso la sua storia. Lui è stato prodotto all'inizio da Gino Paoli. Lui mi ha detto: nei primi 5 dischi io ho venduto 200-300 copie in tutto, neanche i miei parenti le hanno comprate. Nel mondo di oggi Lucio Dalla non sarebbe uscito, perché al primo disco, e non singolo, al primo long play, quindi 14 canzoni che sbagli, sei finito. Ma se al secondo lo sbagli, proprio fini. Chi ti produce 60 canzoni prima di trovarne una? Certo. Così. Quindi, tradotto, come dire, la struttura industriale del cinema, della televisione, eccetera, eccetera, è tale per cui premia determinati prodotti e non determinati altri. Ovviamente, nel momento in cui entriamo in un ecosistema digitale, oggi il contenuto è liquido, tutte queste barriere si rompono. Oggi c'è una produzione che noi non tracciamo di 200-300 film che vengono fatti, quelli che noi chiamiamo film, che vengono girati con il regista, il produttore, il budget, che prendono i titoli, eccetera, eccetera. Ma migliaia di contenuti che fanno anche ascolti maggiori o visualizzazioni maggiori, che semplicemente non entrano negli annali dei database del cinema. Quindi ecco perché anche qui è il parco del cinema ed è la televisione, perché è un po' come se fosse un flusso continuo. Esatto. Torniamo a lei. Lei ha fatto pace con i giovani. Qualche tempo fa aveva offerto il suo posto e il suo stipendio per un mese a un giovane, sostenendo che i ragazzi non vogliono fare la gavetta. Allora, premetto che non ci ho mai litigato con i giovani, però devo dire, l'episodio fu, intanto quel signore l'ha fatto il mese e io ho tirato fuori i soldi di tasca mia. Ah, l'ha fatto veramente? Sì, sì, sì.
e gli ho dato il mio, gli ho girato il mio stipendio di quel mese. Allora, la storia è stata questa. Allora, io ai tempi dirigevo appunto il gruppo che aveva due parchi, tra cui Rainbow Magic Land e Miragica, un parco in Puglia. Facciamo vari colloqui, a un certo punto l'ultimo colloquio lo portano da me, questo ragazzo che mi sembrava bravissimo per il marketing. Dopo che facciamo il colloquio gli faccio una proposta, onestamente non era una cifra, stavamo parlando tipo 800-900 euro, quindi non una cifra diciamo come che gli cambia la vita. Questo mi guarda e mi dice, sa dottore, ma io con 700 euro prendo l'indennità di disoccupazione, ma chi me lo fa fare di venire da lei tutti i giorni? Devo dire che quella cosa lì mi è... mi ha dato un colpo brutto, perché ho pensato che un ragazzo di 22-23 anni, cioè io vivo in un paese in cui un ragazzo di 23 anni preferisce la disoccupazione a uno stipendio non alto, sono certo, con un impegno gravoso, un parco e un lavoro duro, lavori d'estate, d'inverno, Natale, Capodanno, il Ferragosto, eccetera così, però vuol dire che non hai prospettiva. Allora lì mi sono sfogato. Sì. Con un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno ho detto, guardate ragazzi, io proprio sta cosa non la capisco. C'è una fame di lavoro assoluta e poi si rifiutano. Apriti cielo. È successo. Di tutto. I ragazzi hanno detto, ah, lei parla facile perché è raccomandato, chissà che cose, lei, ma sì, noi non abbiamo le occasioni. Al che lì li ho sfidati. Ho detto, ok, il mio posto, al migliore, selezioni pubbliche, il mio posto e il mio stipendio. Vediamo cosa siete in grado di fare. Come è andata? È andata bene. Abbiamo trovato un ragazzo molto sveglio, un ragazzo di 23-24 anni che si era appena laureato in ingegneria gestionale a Bari, che ha fatto l'amministratore delegato per quell'estate e che ha preso tutti i soldi che ha guadagnato e si è pagato un master negli Stati Uniti. Oggi lavora, è uno che c'ha... Ma non è rimasto qua? No, lavora in Italia. Sì, sì, è andato a fare un master anche fuori, è tornato e lavora, è uno... E lei che cosa si augura per il paese, visto che, come dire... Ma intanto mi auguro che ritroviamo un po' di orgoglio per questo paese che è bellissimo, che ha grandi potenzialità e anche grandi risultati, perché poi ce la raccontiamo tutti, crisi, ma insomma è un paese che ha un surplus commerciale importante, che ha delle aziende importanti, che ovviamente nel saldo ha delle cose che vanno bene e delle cose che vanno male, ma come tutti diciamo i paesi in cui si vive bene, le classifiche dicono che si vive bene e il saldo tra quelli che entrano e quelli che escono è positivo, cioè nonostante ci raccontiamo che fuggono 100.000 cervelli, ma ne entrano anche molti di più, quindi... un pochettino di amore in più non farebbe male. Avendo vissuto spesso all'estero, mi rendo conto di quanto gli italiani siano apprezzati all'estero, molto di più di quanto noi ci apprezziamo, di quanto le eccellenze italiane, io ho anche avuto la fortuna di in qualche modo, lavorando per la Ferrari, ero ambasciatore anche di un'azienda importante, ma mi è capitato un sindaco vicino a Seul che mi ha fatto una parata di arrivo che credo neanche a Trump, ma perché rappresentavo l'Italia e quindi c'è un amore per l'Italia grosso e noi dovremmo far leva su questo. Ma noi forse siamo un po' scarsi su questo perché siamo un po' provinciali, cos'è? Ah, siamo un po' polemici perché siamo un popolo così chiassoso, polemico, eccetera. Ci piace quello. Ci piace, sì, è oggettivamente più divertente, no? Parlare bene è più noioso che parlare male. Abbiamo la fortuna di avere tante fortune, quindi non ce ne rendiamo conto. Io per un po' di anni mi sono occupato del Ferrari World di Abu Dhabi, il parco divertimenti che c'è ad Abu Dhabi. Bellissimo. Lì faceva sfrecciare le Ferrari. E poi ovviamente andavo in giro per gli Emirati. Ora... c'hanno il petrolio, ma è una tristezza assoluta, nel senso che c'è deserto a destra, a sinistra, così uno dice, qui uno esce, c'ha il mare, la montagna, cioè, oggettivamente non sa, avendocelo non ti accorgi della bellezza che hai intorno. Siamo così. Tornando al parco, ci regala qualche anticipazione per i prossimi progetti? Assolutamente. Allora, intanto cosa abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno abbiamo messo 10 nuove attrazioni, 6 nuovi spettacoli e diviso il parco in 6 aree a tema. Questa da dove stiamo parlando è il set di Gangs of New York dentro l'area Cinecittà World, un'area dedicata all'antica Roma, un'area dedicata allo spazio Spaceland, un'area Far West che richiama gli spaghetti western, un'area Adventure Adventureland e l'area per i bambini. 10 nuove attrazioni sono nella logica che dicevamo all'inizio, cioè non tanto ti metto sulle giostre ma ti costruisco esperienze, ti porto nei film. Come entri nei film? Ben-Hur, sei sul set di Ben-Hur, fai la corsa delle bighe nel set originale con gli stunt e con le bighe che hanno lavorato nel film. Fantastico. Tu sei Jack Huston o Charlton Heston, se andiamo a quello del 56, del 59, per 5 minuti. La guerra dei mondi o Labirinto, attrazione in realtà virtuale, in cui è stato ricostruito un set in realtà virtuale in cui tu sei dentro nella sceneggiatura del film. Fantastico. Pezzi da Oscar, che invece è una mostra fatta dagli scultori De Angelis, che sono gli scultori storici di Cinecittà, in cui ci sono alcuni pezzi originali dei film che hanno vinto gli Oscar in questi 80 anni. C'è la lettiga di Cleopatra di Liz, su cui si sdraiava Liz Taylor, c'è la corazza e le statue del gladiatore, le statue di angeli e demoni, il Cristo della dolce vita, della scena dove viene trasportato l'elicottero, c'è il pianoforte della leggenda del pianista
vista sull'oceano, cioè ci sono delle chicche che un amante di cinema lì ha degli orgasmi multipli, insomma. E questo è il percorso per cui noi l'anno prossimo lavoriamo già delle nuove, come dire, attrazioni, che però adesso non vi posso... Volendo concludere, rivolgiamoci ai giovani, famiglie, famiglie con bambini, perché venire a Cinecittà World? Allora, venire a Cinecittà World perché troverete un posto in cui rivivrete i film, le trasmissioni, i cartoni animati che hanno fatto parte della vostra vita. Venire a Cinecittà World perché ci si diverte in un ambiente che non ha limitazioni fisiche. I grandi parchi, anche quelli americani, bellissima la montagna russa che sale 80 metri, ma insomma bisogna avere coraggio, bisogna avere fegato, bisogna non avere bypass dentro. Qua uno di 80 anni può farsi una passeggiata e godersi tranquillo la musica, le storie, gli spettacoli, sedersi, eccetera. Venire a Cinecittà World perché è l'unico parco italiano con un marchio italiano e aggiungo di proprietà italiana. Oggi i grandi parchi che ho citato prima sono tutti di cordate internazionali. È a Roma, siamo a 2 chilometri dal mare, quindi finito il parco si può anche andare a fare un bagno. Perfetto, meglio di così. Grazie a Stefano Cigarini, il nostro padrone di casa. Grazie a voi di avermi ospitato. Complimenti e in bocca al lupo per tutto.